Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. Oggi parliamo dell'assolo di Crazy Little Thing Called Love dei Queen, un pezzo strafamoso, un pezzo un po' atipico, se si può dire che esistano pezzi atipici dei Queen, visto che hanno fatto veramente cose delle più diverse nella loro carriera, però certamente un pezzo un po' così, una specie di rock and roll modernizzato. Parliamo dell'assolo perché poi in un altro video affronterò anche una versione acustica, diciamo. Mi sono messo a studiare il pezzo perché lo devo suonare in duo e quindi mi sono messo in testa di trovare una soluzione per suonarlo in acustico accompagnandomi mentre lo faccio. In un altro video vedremo anche questo aspetto. Mi sembra di aver trovato delle soluzioni abbastanza buone, quindi a presto. Vedrete anche l'altro video. Però, già che c'ero, ho detto studiamoci l'assolo per com'è, diciamo, così com'è nell'originale e vediamo un po' come funziona. Magari facciamoci un bel tutorial, perché no? Allora, questo assolo, il pezzo è in re maggiore, con il famoso inizio. Quindi, partiamo dall'inizio, quindi iniziamo con un double stop, si chiamano questi. Questa particolare tecnica, diciamo, di suonare un paio di corde appaiate. E andiamo più o meno dall'ottavo, nono tasto, ci sono varie versioni che si trovano sulle tab che si trovano su internet, però andiamo a finire al decimo. Questo fondamentalmente, appunto, è un double stop di re, ma il re con la sua quinta. Ops. E poi però passa subito all'accordo di si bemolle e facendo questa cosa qua. Quindi praticamente gioca con la terza maggiore del si bemolle, la seconda di passaggio e la tonica, la nota fondamentale, bisognerebbe dire più correttamente. Poi ritira la seconda verso la terza maggiore e col mignolo, ah, io lo faccio col mignolo, va a fare la quinta, ok? Ok, ba 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 ba. Oops. Ok? Quindi qua fa un primo bending in cui tira la corda, però poi vedete che fa tre volte quella nota già tirata, o meglio due, e poi la seconda volta scende, la terza volta scende. Allora, quindi riparto dall'inizio perché è più facile da connettere. Invece qua fa appunto un bending in cui si sentono bene le due note distinte. Ok? Poi torna a questo double stop perché torna sul re. Allora, qua inizia sul levare dell'1, però ricordiamoci che il tempo è shuffle, quindi non è questo, ma è pa. Pa, 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 pa. Quindi 1. Fa quattro volte questo double stop. 1. Poi fa una pausa che poi si può riempire con un bello scratch. 1. Poi fa quest'altro double stop sul dodicesimo tasto sulle seconda e terza corda. E poi fa questo hammer-on dal decimo all'undicesimo tasto della terza corda. Ok? E poi fa questo fraseggino molto rock and roll, molto tipico, diciamo, molto sì, rock and roll anni 50, dove ripete l'hammer-on dal decimo all'undicesimo tasto.
poi va sempre al decimo della seconda corda e fa stavolta decimo dodicesimo. E poi va a fare il decimo della prima corda e poi fa il double stop iniziale praticamente. Quindi qui lascio un po' a voi la scelta su che pennata usare, in che direzione. Personalmente faccio giù, su, giù, su. Quindi una pennata pseudo alternata perché in mezzo ci sono le legature, gli Hammer-On. Poi praticamente andiamo di nuovo. Siamo di nuovo sul Si bemolle e fa lo stesso gioco di bending e note di prima, però con una cadenza un po' diversa, perché prima era. La seconda volta invece fa. Ok? Questa cosa qua non c'è molto da dire. Qui tira i bending, li fa proprio sentire, non rimane tirato. Qui ha un bending, è un release che io personalmente faccio col pull off. Ok? Vi rubo solo un attimo per ricordarvi se vi è piaciuto, se vi sta piacendo questo video, di iscrivervi al canale, mettere un like e magari lasciare anche un commento. Mi interessa molto sapere che cosa ne pensate di questo video, di tutti gli altri e insomma di cose che vorreste vedere sul canale in futuro. E poi finisce con, appunto, seguendo questi accordi che sono Mi, Re e Fa. Quindi fa uno slide sempre col double stop, stavolta non so se dal decimo, undicesimo, forse dall'undicesimo tasto al dodicesimo. Ok, questa è la parte che sta sul Mi, perché sono di nuovo un double stop che sono tonata fondamentale e quinta, poi passa per la settima minore, scusate. Poi siamo sul La, dove prende la terza minore e la tira più o meno di un semitono. Potete tirarla verso l'alto, ma anche verso il basso. Poi qui facciamo sempre il La, ma stavolta è la terza maggiore del Fa. Qui facciamo un pre-bending di un semitono. Quindi stiriamo. O magari possiamo anche farlo direttamente, non lo so. Adesso a me viene da fare il pre-bending, però. Siamo ai tasti, diciamo, sedicesimo, dove facciamo il pre-bend di un semitono. Scendiamo col release, quattordicesimo, e poi di nuovo sedicesimo e quattordicesimo. E poi c'è quella parte. Però quella non fa già più parte dell'assolo. Quindi rifacendo tutto da capo lento sarebbe una roba del genere. Questo è l'assolo di Crazy Little Thing Called Love, quindi un assolo molto carino, molto non difficile, ma pieno di sfumature. Come al solito, poi di facile non c'è niente.
uno pensa sempre come difficoltà alla velocità. In realtà qua ci sono tutta una serie di punti in cui bisogna essere abbastanza precisi, ovviamente, se lo si vuole rifare uguale, si può anche rifare in maniera diversa, è importante farlo in maniera decente, cosa non facile perché comunque un bel assolo è difficile da migliorare ulteriormente. Certamente si può personalizzare e i consigli sono i soliti, che probabilmente avrete già sentito mille volte, ma ridiamoli. Intanto canticchiatevelo. Ok, imparate a fare. Se non ce l'avete in testa così, da poterlo canticchiare anche male, non vi preoccupate tanto dell'intonazione, di che è difficile che riusciate poi a suonarlo bene, perché bisogna comunque avercelo dentro, da solo, saperlo proprio, saperlo cantare. Ricordatevi che la chitarra è la vostra voce, la voce di noi chitarristi. Poi, secondo consiglio è anche quello banale, ma scontato se si vuole, ma importante, è quello di usarli poi questi fraseggi, personalizzarli, giocarci. Ad esempio, che ne so, questo piccolo fraseggio. Siete in un blues in là, ce lo potete infilare, giocarci un po'. Quindi fateli vostri questi fraseggi, modificateli, trovate le vostre sfumature, trovate magari anche dei modi diversi di suonare le varie parti, le varie transizioni. Non vi limitate a pensare devo farlo uguale, cioè se vi diverte, benissimo, viva. È anche una soddisfazione riuscire a farlo abbastanza uguale. Però riguardo alla diteggiatura, magari ci sono cose che vengono facili a me, a un altro vengono facili in un altro modo, a Brian May vengono facili in un altro modo ancora. Ognuno ha un po' la sua modalità ed è importante rispettarla perché siamo, grazie al cielo, tutti diversi, quindi insomma ognuno ha le sue mani, ha la sua tecnica, a qualcuno piace più magari la pennata alternata, a qualcuno più il legato, qualcuno usa l'hybrid picking, quindi anche le dita della mano destra insieme al plettro, qualcuno usa solo le dita. Quindi sbizzarritevi, divertitevi, fate i vostri fraseggi, inseriteli nel vostro vocabolario e niente, noi ci vediamo presto con la versione acustica, quindi autosostenentesi, dell'assolo, di questo bellissimo assolo di Brian May in Crazy Little Thing Called Love. Crazy Little Thing.